Benvenuti amici, io sono Pimpos, oggi torniamo su Buona Pizza, Grande Pizza. Allora, l'ultima volta abbiamo sbloccato la pancetta. Quindi oggi siamo poveri come le scimmie. Come è giusto che sia, tra l'altro. Quindi, pancetta sbloccata, ci rimangono questi quattro ingredienti. Chissà quando li acquisteremo, visto che ogni giorno non guadagniamo praticamente niente. Tra l'altro c'è anche il forno da riparare, che non posso riparare perché mi mancano i soldi. Tac. Vabbè, niente, iniziamo il giorno 40 del capitolo 2. Allora, c'è ancora il fatto del Pizzapedia, che non ho capito, perché quello si è preso i soldi. Dice, vabbè, faccio l'app Pizzapedia, però non si è saputo più niente. Quindi, aspetta un attimo tu, non si è saputo più niente, quindi ho un 4 cuorici, 4. Soddisfacente, rapporto equilibrato tra mozzarella e salsa, croccante. Allora, potevi mettere anche 5 cuori, brutto, se cheese snack. Vabbè, allora, aspetta un attimo. Risultato, riscuoti, devo comprare lo spargisalza, assolutamente. Allora, posso avere due pizze margherita. Non ho bisogno di tutta quella mozzarella filante che finirebbe con rovinarla. E la pizza alla margherita ce l'ha la mozzarella, mi scusi. Buon bambino, che si fa? Te ne metto di meno mozzarella, che cosa vuoi che ti dica? Allora, pomodoro, a parte che ho il mozzarellaio di fiducia qui che la mette lui. Quindi, tac 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 tac, il basilico. Ha chiesto Margherita, quindi il basilico sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. In forno. Oh, giusto. Non ho bisogno di tutta quella mozzarella filante. Non è che voleva la Margherita senza la mozzarella. Vabbè, una Margherita senza mozzarella, che Margherita, Però mi dice che è sbagliata, io gliela sbatto in faccia. Perché se vuole la pizza senza la mozzarella, non me la chiama Margherita. Giusto? In teoria no. Devo ancora togliere tutti gli addobbi di Halloween, ma mi sa che li conservo per l'anno prossimo. A sto punto, visto quanto li ho pagati, tra l'altro. Allora, forza, incartoniamo sulla mummia. Pronte, bimbo. Bisogna prendere quello che passa il convento, suppongo. Ma se chiede la margherita, la margherita, la mozzarella ci va. Metà salsiccia e olive e metà salsiccia e salame piccante. Va bene, va bene. Allora, e io non mi faccio più domande in questo gioco. Allora, pomodoro, mozzarella. Poi salsiccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Olive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E dall'altra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giusto, iniziamo malissimo. Con il bambino che chiede la margherita senza la mozzarella. E dimmi una pizza normale, senza mozzarella. Ci facevi più figura. Allora, va bene così. Andiamo a tagliare. Con il mio tagliatore di fiducia, incartoniamo sulla mummia. E via. 2,70 dollari. Mi piace tutto di questa pizza, quantomeno uno che apprezza nella vita. Alla salve signorina, una pizza alla mozzarella. Non dimenticare la salsa, alcuni se la dimenticano. No, no, tranquilla signori, non me la dimentico. Alla pomodoro e mozzarella. Basta. Sai, è semplice, è difficile chiamarla così. Una pizza con la mozzarella e la salsa. Non dice margherita, quindi non ci vuole il basilico. Semplice. Perché dovete complicare gli ordini, brutti esseri che non siete altro? Andiamo a tagliare. Mummifichiamo. Fatta. E qual è? $1,70. Questa pizza mi piace così tanto che voglio comprare un'altra pizza da mangiare con questa pizza. Vabbè, lasciamo perdere, va. Andiamo al prossimo cliente. Buongiorno, signor pompiere. Voglio la pizza, ma non posso essere lento al lavoro. Ce la vuole leggera. In che senso? Evita il formaggio e metti tutti i condimenti di verdure, funghi, peperoni e olive anche. Tutte verdure, funghi, peperoni e olive. Senza formaggio. Va bene. Va bene. Allora, pomodoro. Quindi, tutte verdure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16. La cipolla la voleva? La cipolla è verdura, anche il basilico. Va bene così. Allora, cipolla sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16. E melanzana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16. Più leggera di così, c'è solo il palloncino, quello riempito di elio che svolazza. Vabbè, niente, le carni no. Mozzarella no, va bene così. Pronta, adesso se si lamenta che ci ho messo le melanzane, io mi arrabbio perché comunque la melanzana è leggera. Vado a incartonare.
Ecco a lei, signor pompiere, 29 centesimi. Però questa pizza è l'eroe che non meritiamo. E allora perché mi hai dato 29 centesimi? Servi il pompiere. Ok. E niente, forse la melanzana non la voleva. Il pesto e la mozzarella vanno bene insieme, ma se aggiungessi le melanzane, io faccio quello che mi chiedete. Ok, quindi pesto, tac, mozzarella e melanzane. Melanzane qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17. Fatto. Allora, c'è da riparare il forno perché è diventato lento come non so che. Quindi mi sa che adesso lo vado a riparare. Spendiamo sti 20 dollari. Se ce la faccio ad arrivare a fine giornata con un guadagno di 20 dollari, tra l'altro. Tagliamo, incartoniamo e serviamo. Oh, raramente svilisco il mio palato con la cucina di gente comune, ma questa pizza è così buona. Mi fa piacere. Andiamo al prossimo, sono le 8. Veloci, veloci, clienti, salve. Ho appena corso per 14 isolati perché sentivo odore di pancetta e voglio il pesto, non la salsa di pomodoro. Va bene, allora. Panetto, pesto, pesto, mozzarella e pancetta. No, la faccia è qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Fatto. Fatto. Speriamo che almeno l'ultima sia contenta del mio operato, delle mie pizze. Va bene così. Forza, veloce. Il forno è lentissimo. Il forno sta per esplodere. Devo ripararlo. Tagliamo, incartoniamo e via. Nuova, nuova ricetta trovata, pancetta. Deliziosa, deliziosa, deliziosa. Buon, vattene fa e dammi i soldi. Giornata chiusa abbastanza discretamente. Va bene, abbiamo un guadagno totale di 28 dollari e ce ne andiamo a 38. Se io spendo 20 per ripararmi il forno, rimango povero sempre come le scimmie. 18 dollari. Giorno dopo, quello si è preso 100 euro, 100 dollari. E l'app Pizzapedia che fine ha fatto? Intanto andiamo a riscuotere. Grafico. Oh, amo la pizza, nessuno l'ama più di me. 5 cuoricini, grande così. Buongiorno, sto cercando di fare amicizia con la capra del quartiere. Basilico, olive e cipolla, per favore. Ok. Quindi pomodoro, pomodoro, mozzarella. Poi basilico, olive e cipolla. Olive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Cipolle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. No, qua è melanzane. Cipolla, olive e basilico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Fatta. Fatta, fatta, fatta. E ecco il forno che si è un po' velocizzato. Grazie. Ci ho speso 20 dollari. Ci credo che si è velocizzato la vita. Ok, andiamo a tagliare. Tac, tac, tac. Incartoniamo. E serviamo. Le rose sono rosse, le violette sono blu. Questa pizza è fantastica, è così sento. Grazie. Ogni tanto qualcuno che apprezza il mio lavoro. Salva lei. Ho appena corso per 14 di nuovo perché sentivo odore di pancetta. Ben fatto. Ok, questo vuole la pancetta. Quindi pomodoro, mozzarella e pancetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16. Fatto. Forza forno, veloce. Dovrei comprarmi il forno, quello super mega power, ma costa 400 dollari se non sbaglio. Non li avrò mai. Ma mai nella vita avrò 400 dollari in questo gioco io. Ok, anche perché appena accumuli un po' di soldi, o ti viene il rapinatore e te ne porta via la metà praticamente, oppure devi andare a riparare le cose che ti si rompono. Quindi i soldi in questo gioco non si fanno. Mi è sempre piaciuto di più il verde del rosso. Due pizze con il pesto, una con i peperoni e una con il basilico. La mozzarella, sì, giusto? Presumo di sì. Stendiamo due panetti. Due panetti, pesto, tac. Pesto anche di là, e tac. Mozzarella, poi che voleva, peperoni e basilico. Avviciniamole. Una con peperoni, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Mettiamola a cuocere. E una col basilico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Fatto. Ci entra nel forno, dai, su. Il forno è grande. Ok, andiamo a tagliare. Mummifichiamo la pizza, number one. E andiamo a tagliare la seconda, via. E mummifichiamo anche questa. Forza, eccole a lei, signore. Che mi dice? Oh, suonate la fanfara della vittoria. Ho ricevuto la pizza perfetta. Benissimo, mi fa piacere. Ogni tanto qualcuno che apprezza il mio lavoro. Come sempre. No cereali. Ho capito. Il mais e l'impasto integrale non lo vuole. Però vuole tutto, se non sbaglio.
Dammi tutto tranne il maestro impastatore. Ok, tutto, vuole la suprema sostanzialmente. Col pomodoro, giusto, signor. Allora, qua ci metterò mezza vita. Mezza vita proprio. Salame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. E melanzane, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
pizza perché è tutto mischiato. Ci sono 7000 ingredienti, come fa ad assaporarli uno per uno? È impossibile. E quello basta che mangi, chi se ne frega. Ok, fatto. Oh bene, mi piace questa pizza. Buono, mi fa piacere, signora. Vabbè, contenta lei. Andiamo al prossimo, salve. Mi fai una pizza con olive e salame piccante? Grazie. Prego. Ok, pomodoro, pomodoro, mozzarella, olive, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, e salame piccante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, fatta, fatta, fatta. Oh, quando sono così semplici ci metterei la firma, veramente. Cottura singola, andiamo a tagliare e andiamo a mummificare. Fatto. Ecco a lei, $2.16. Finché la lotteria ti assumerò come mio chef personale. Grazie, mi fa piacere. Andiamo al prossimo, salve. Ho voglia di fare colazione a quest'ora, alle 7:30. Però non riesco a decidere se pizza o uova e pancetta. 8 fette, falla super croccante. Pancetta e uova, o magari un frutto da mettere con la pancetta. Possiamo trovare un compromesso, taglia no. Vuole un frutto, qualsiasi. Gli metto la melanzana. Ok, quindi pomodoro, pomodoro, mozzarella, pancetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e melanzana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. E melanzana era frutto, giusto? Adesso mi viene il dubbio. Spero tanto di sì. La melanzana è un frutto, no? Nasce, cresce, corre, si moltiplica. Fa la super croccante, quindi due volte in cottura. Vabbè, ormai l'ho fatta, quindi è inutile andare a guardare. Vediamo quello che succede. Sono le 9, devo chiudere il forno, spicciati per favore. Ok, tagliamo e incartoniamo. Tac, fatto, ecco a lei. Non mi aspettavo niente di speciale, invece che bella sorpresa. Oh, effettivamente la melanzana era un frutto. Fatto, giornata chiusa e il pizzapedia che non si vede. Quella ha creato l'app per tenersela lui, perché io non ci sto guadagnando niente. $38 ricavati per un totale a fine giornata di $56. Che cosa ci faccio con $56? Niente. Non ci posso fare niente. Vabbè, vediamo cosa ci aspetta il giorno dopo, perché prima o poi arriverà, dico, ritornerà più che altro il tizio che dice ho creato l'app, adesso la puoi utilizzare. Quello si è fregato i soldi. Che mi dice? La pancetta è nell'occhio di chi guarda e voglio vederla. Io non mi dice niente. Sto brutto essere che si è fregato i soldi. Qua abbiamo sbloccato la ricetta peperoni e pancetta. E insomma, un po' dice margherita, amanti alla carne e sogno verde. Va bene così, niente, usciamo. E siamo arrivati al giorno 42, che affronteremo al prossimo video, ragazzi. Quindi mi raccomando, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, iscrivetevi al canale se siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video.